Allora signori, buongiorno innanzitutto. E la lezione di oggi è una lezione introduttiva a diciamo tutta la parte relativa al moto dei fluidi e quindi alle equazioni che descrivono il moto dei fluidi. Ovviamente per poter arrivare a ricavare quelle equazioni che poi di fatto voi già state utilizzando, no? Nell'esercitazione che abbiamo iniziato a fare insieme ieri al calcolatore, per arrivare a scrivere quelle equazioni è necessario innanzitutto puntualizzare alcuni concetti, va bene? Innanzitutto stiamo parlando della meccanica dei fluidi o fluidodinamica in generale come branca della fisica. E la meccanica dei fluidi ovviamente fa parte della meccanica che chiaramente si occupa, una branca della fisica che si occupa del comportamento di solidi, di corpi sottoposti all'azione di forze, sia in condizioni diciamo così statiche, in questo caso appunto parliamo di statica, sia in condizioni dinamiche, cioè questi corpi possono essere fermi oppure in movimento. In quest'ultimo caso parliamo di ovviamente dinamica. Allo stesso modo la meccanica dei fluidi descrive il comportamento dei fluidi, poi capiremo meglio che cosa intendiamo per fluidi, sia in condizioni statiche, in questo caso parliamo di statica dei fluidi, e sia in condizioni dinamiche. In questo caso parliamo di dinamica dei fluidi. Ora, generalmente ci si riferisce alla meccanica dei fluidi utilizzando anche il termine fluidodinamica. E il termine fluidodinamica, se pensate appunto alle parole che compongono questo termine, descrive di fatto dei fluidi in movimento, no? Quindi la fluidodinamica è di fatto la descrizione dei fluidi in movimento e, se vogliamo essere un pochino più precisi, potremmo dire che la statica è ancora fluidodinamica, ma è un caso particolare di fluidodinamica, cioè relativo a fluidi che hanno velocità pari a zero, no? Comunque, indipendentemente da ora queste puntualizzazioni, noi ovviamente da questo momento in poi inizieremo a parlare di meccanica dei fluidi o fluidodinamica. E questa disciplina può essere suddivisa in sottocategorie, tra cui le principali sono l'idrodinamica, che descrive il comportamento, il moto di un fluido caratterizzato dall'avere una densità costante, cioè un fluido che possiamo ritenere incomprimibile, ok? L'idraulica, che descrive principalmente fluidi che fluiscono all'interno di condotti o canali aperti, quindi questi fluidi in generale sono liquidi, per intenderci. Quando invece trattiamo fluidi che presentano una significativa variazione di densità, parliamo di gas dinamica. E nel caso più particolare di fluidi gassosi, in particolare aria, che lambiscono superfici, come per esempio il caso di aria che fluisce diciamo in prossimità dell'ala di un aeroplano, per esempio, in questi casi parliamo di aerodinamica. Ora, va detto che la meccanica dei fluidi descrive dei fenomeni che caratterizzano la vita di tutti i giorni, di noi tutti, perché chiaramente potremmo iniziare già da noi stessi, cioè dal nostro corpo, per osservare che il moto del sangue all'interno ovviamente delle nostre arterie, delle nostre vene, ovviamente ricade, volendolo descrivere con
diciamo, attraverso la meccanica dei fluidi, ricade nel caso, per esempio, di idraulico o idrodinamica, perché parliamo di un fluido che sicuramente potremmo ritenere incomprimibile, vedremo più avanti che non è un fluido newtoniano, poi capiremo che cosa significa, ma ovviamente il flusso di sangue può essere descritto attraverso le leggi della meccanica dei fluidi, ma anche l'aria, quando respiriamo, no? Noi respiriamo, mandiamo ai nostri polmoni un flusso d'aria, in questo caso parliamo di un fluido che è comprimibile, questo fluido, quest'aria ovviamente entra nei nostri polmoni, c'è l'ossigeno, poi esce ovviamente dai nostri polmoni e quindi anche qui tutto può essere descritto utilizzando le leggi della meccanica dei fluidi. Ma se la, diciamo, la nostra stessa vita, diciamo così, è basata su fenomeni che possono essere descritti dalla meccanica dei fluidi, ciò che ci circonda in maniera analoga è effettivamente, come dire, parte della meccanica dei fluidi. Pensate alla vita di tutti i giorni, cioè dall'aspirapolvere che abbiamo in casa, che ovviamente con me c'è un motore che muove una ventola, aspira aria, eccetera, fino all'impianto di condizionamento, l'automobile, cioè volendo andare a quantificare la forza di drag, cioè la resistenza che l'automobile deve vincere in movimento, lì si parla sostanzialmente di aerodinamica, okay? Oppure l'impianto di condizionamento dell'automobile. Anche lì ci sono una serie di studi e di analisi per poter ovviamente ottenere il miglior comfort all'interno dell'abitacolo. Poi se si va su scale più grandi potremmo arrivare fino agli aeroplani, le navi, ma anche nell'edilizia, questi grattacieli che adesso si costruiscono, non so quanti di voi amano vedere programmi sui vari canali documentari, Discovery Channel, D-Max, Focus, eccetera, lì fanno vedere questa ingegneria estrema, no? Fanno vedere sempre questi grattacieli enormi che arrivano a centinaia di metri di altezza, e quando si realizzano queste strutture ovviamente bisogna tener conto dell'interazione della struttura con il vento, perché con quei, diciamo, quel braccio enorme, chiaramente le forze in gioco non sono più forze trascurabili. Quindi anche lì entra di nuovo in gioco la meccanica dei fluidi nella fase di progettazione. Forse ricorderete quel famoso video del ponte che diciamo, sotto l'azione del vento è andato in risonanza e poi si è, come dire, distrutto. Anche lì diventa un problema di meccanica dei fluidi. Andando su scale ancora differenti, tutta la fase di lancio di una navetta spaziale, rientro una navetta spaziale, anche lì meccanica dei fluidi ancora più complicata, perché nella zona superiore della nostra atmosfera l'aria è rarefatta, poi vedremo più avanti nella lezione questo che cosa comporta. Quindi capite bene che in effetti questa branca della fisica è molto molto importante, e diventa ancora più importante quando associata alla trasmissione del calore, quindi la termofluidodinamica sostanzialmente. Ora, stiamo parlando di fluidi, ma questi fluidi alla fine che cosa sono? Quindi prima di iniziare ad affrontare il problema ci chiediamo cos'è un fluido. Ricorderete che una qualsiasi sostanza può essere, diciamo, osservata in tre possibili stati di aggregazione, che sono solido, liquido e aeriforme. Ora, volendo in maniera ovviamente semplice descrivere i tre stati di aggregazione, potremmo dire che nello stato solido le molecole che costituiscono la materia sono molto vicine tra loro e occupano delle posizioni fisse. Queste molecole possono anche essere organizzate a formare un reticolo cristallino ordinato, come in questo caso. Questo è un esempio di solido in cui vedete tutte le molecole occupano una posizione fissa in un reticolo cristallino ordinato. La distanza tra le molecole è molto piccola, per cui ci sono delle forze intermolecolari molto grandi. Quando passo da un solido a un liquido, ciò che avviene è che la distanza intermolecolare aumenta, ma non in maniera drammatica, aumenta di un pochino, ma ciò che effettivamente rende un liquido diverso da un solido è che queste molecole non sono più
in posizione fissa, ma sono libere di muoversi, pur conservando una distanza intermolecolare non grandissima, e quindi ancora nel caso di un liquido le forze intermolecolari sono abbastanza importanti. Passando da un liquido a un gas, invece, la distanza tra le molecole diventa molto più grande, va bene? Quindi, ora io lo rappresento in questo modo, quindi questa distanza diventa molto più grande e le molecole si muovono, sono libere di muoversi, ovviamente in modo caotico, e nel loro movimento magari vanno a collidere, no? Si urtano, e il trasferimento di energia tra le molecole in alcuni casi è principalmente dovuto appunto a questi urti. Questo perché le forze intermolecolari, data la distanza delle molecole, sono più deboli rispetto al caso di solido e di liquido. E poiché la distanza aumenta con il diminuire della densità, come potrete facilmente immaginare, nel caso di gas a bassa densità o rarefatti, perché magari si trovano a bassissima pressione, chiaramente lo scambio di energia delle differenti molecole avviene principalmente attraverso gli urti e le interazioni energetiche attraverso le forze intermolecolari diventano, diciamo così, molto piccole. Ora, un fluido è un gas o un liquido e quindi si distingue da un solido per questo motivo. Quindi quando abbiamo un liquido o un gas parliamo di fluido. Bene, volendo distinguere un liquido da un gas, oltre al fatto che evidentemente si hanno, come abbiamo appena detto, distanze intermolecolari grandi nel caso di gas, possiamo ulteriormente osservare dalla esperienza di tutti i giorni che se posiziono all'interno di, diciamo, una stanza, io la rappresento in questo modo, ma diciamo che è una stanza, allora all'interno di questa stanza posiziono un recipiente, va bene? Così. Una volta lo riempio con un liquido e ciò che osservo è che questo liquido, grazie al fatto che le molecole sono vicine tra loro, quindi presenta una densità sicuramente molto maggiore di quella di un gas, questo liquido va a riempire il recipiente assumendo la forma del recipiente. Inoltre forma una superficie libera, vedete? Qui in alto. Ma se faccio la stessa cosa con un gas, quindi vado a inserire un gas qui dentro, quello che osserverò è che queste molecole usciranno dal recipiente, non rimarranno nel recipiente, e in realtà andranno a riempire l'intera stanza. Di fatto possiamo dire che mentre un liquido, ovviamente sotto l'azione del campo gravitazionale, inserito in un recipiente va ad assumere la forma del recipiente formando una superficie libera, il gas invece va a occupare tutto il volume che ha a disposizione. Quindi si espande fin quando non trova una parete solida che lo contiene. Va bene? Perfetto. Allora, a questo punto siamo arrivati a dire che un fluido è un liquido o un gas e in questo senso si differenzia da un solido. Però ci chiediamo, volendo essere formalmente più corretti, come facciamo a dire che un fluido è diverso dal solido? Cioè, secondo quale principio posso dire che una sostanza è fluida oppure solida? Allora, la classificazione, o meglio la distinzione, tipicamente è fatta sulla base della capacità della sostanza in esame di resistere a delle forze tangenziali applicate. Mi spiego meglio. Immaginiamo di inserire tra due superfici solide, tra due lastre, diciamo così,
una sostanza solida, per esempio una gomma per cancellare, che è dotata ovviamente di una certa elasticità. Immaginiamo che questa lastra inferiore sia mantenuta ferma, mentre andiamo ad applicare una forza alla lastra superiore, in questo modo qua. Quindi è una forza, come vedete, tangenziale. Che cosa succede? Succede che a causa dell'applicazione di questa forza la lastra superiore si sposterà di una certa quantità e quindi il solido, in questo caso la gomma per cancellare, si deformerà, e questa deformazione può essere quantificata da quest'angolo beta. A seguito della deformazione, il solido oppone una forza a quella che noi stiamo applicando, e in condizioni di equilibrio ovviamente la forza F sarà pari alla forza che il solido oppone alla deformazione, F'. Quindi il tutto sarà fermo e saremo in una condizione di equilibrio di forze relativamente alla lastra superiore. Quindi se prendo un solido e applico una forza, diciamo tangenziale a questo solido, il solido, come dire, reagisce, se vogliamo utilizzare questo termine, con una deformazione. L'entità della deformazione dipende dalla forza applicata. Ok? In particolare in un solido elastico, voi sapete che la tensione e la deformazione sono tra loro alla fine proporzionali, giusto? Bene, ma se faccio la stessa cosa con un fluido, la situazione è un pochino diversa. Infatti, immaginando di poter contenere un fluido tra due lastre in questo modo, quindi qui dentro c'è un fluido, immaginando che la lastra inferiore sia fissa, mantenuta ferma, e la lastra superiore invece sia soggetta ad una certa forza F, dopo un certo transitorio iniziale, ciò che osserverò è una situazione in cui la lastra superiore non è ferma, come in questo caso, in condizioni di equilibrio ovviamente tipico di quello di un solido, ma si muove con una certa velocità costante, in questo modo qua, verso destra, con una velocità costante, sotto l'azione della forza che noi stiamo imprimendo. Perché avviene questo? Avviene questo perché questo fluido contenuto tra le due lastre assumerà la velocità della lastra con cui viene a contatto. E in particolare il fluido direttamente a contatto con la lastra superiore si muoverà alla velocità della lastra superiore, il fluido direttamente a contatto con la lastra inferiore invece avrà velocità nulla, e quindi si creerà un profilo di velocità fatto in questo modo, vedete? E a causa degli effetti viscosi, che sono quantificabili attraverso la proprietà viscosità del fluido, ovviamente il fluido oppone una forza che è data dal prodotto dello sforzo tangenziale viscoso per l'area di contatto tra il fluido stesso e la superficie superiore. Di fatto quindi quello che sta avvenendo è che applicando una forza, non importa quanto piccola, alla lastra superiore, quest'ultima dopo un transitorio iniziale si muoverà con una velocità costante e in seguito all'applicazione di una forza il fluido presenterà non una deformazione costante ma una velocità di deformazione costante. Quindi, sulla base di questo tipo di distinzione, potremmo dire che in seguito all'applicazione di una forza
in questo caso tangenziale, un solido reagisce con una determinata deformazione, mentre un fluido reagisce con una determinata velocità di deformazione. Ok? Ora va da sé che ci sono delle sostanze che hanno un comportamento, io direi, intermedio, no? Tra questi due. E queste sostanze, esempi di queste sostanze possono essere per esempio il dentifricio o l'asfalto, sostanze di questo tipo. Perché hanno un comportamento intermedio? Perché se applico una forza, facendo un esperimento di questo tipo qua, se applico una forza per un periodo di tempo molto breve, queste sostanze reagiscono con un comportamento tipico che è quello dei solidi. Ma se invece mantengo questa forza applicata per un periodo di tempo lungo, osserverò che alla fine il loro comportamento sarà più vicino a quello dei fluidi, quindi presenteranno una velocità di deformazione costante e non una deformazione costante. Quindi da questo punto di vista ci sono delle sostanze che hanno comportamenti particolari e il loro comportamento dipende dal tempo che io, diciamo, il tempo di applicazione della forza che io applico. Va bene? Ora abbiamo detto che la resistenza all'avanzamento della superficie superiore dipende da una proprietà di questo fluido che è chiamata viscosità. Questa proprietà in effetti definisce gli effetti viscosi che si hanno quando due strati di fluido scorrono uno rispetto all'altro oppure quando del fluido scorre su una superficie solida. Allora, noi tutti sappiamo che se prendiamo due solidi e li facciamo scorrere di modo relativo uno rispetto all'altro si genera un attrito, quindi una forza di attrito. Allora io per farli scorrere devo applicare una certa forza ed è un'esperienza, diciamo, comune, no? Nei fluidi avviene la stessa cosa sostanzialmente. Dal punto di vista pratico il fenomeno è esattamente lo stesso. Questo attrito, se così a questo punto lo vogliamo chiamare, avviene quando due strati di fluido scorrono l'uno rispetto all'altro o, ripeto, quando del fluido scorre su una superficie solida. E l'entità di questo attrito, se vogliamo continuare ad utilizzare questo termine, dipende da dalla proprietà del fluido detta viscosità, che in qualche modo è l'inverso della fluidità. Più il fluido è viscoso, più si opporrà al movimento, no? Ok? In questo caso più è viscoso, più reagirà con una maggiore forza nei confronti della lastra superiore e più la lastra in condizioni di regime si muoverà con una velocità più piccolina. Ok? Ma se volessimo quantificare o trovare delle relazioni che ci permettano di quantificare questa viscosità, partendo da questo esperimento che abbiamo appena visto, che cosa possiamo fare? Allora, rifaccio il disegno un pochino più grande qui. Quindi in condizioni di regime stazionario la situazione è sostanzialmente questa. Quindi questa particella di fluido si muoverà con la velocità della lastra. Immaginiamo che questo sia x, questo sia l'asse y e che la distanza tra le due lastre sia pari ad L. Ora, se aspetto un intervallo di tempo infinitesimo che chiamo dt e vado a vedere quali sono le rotazioni delle singole particelle di fluido rispetto al punto M
e quindi quanto si spostano a partire dalla posizione, diciamo, lungo il segmento MN, osserverò che dopo un certo tempo DT la parte superiore di questo dominio si sarà spostato verso destra di una quantità pari a B DT, che chiamo DA, e il profilo avrà presentato una rotazione descritta da un angolo de beta. Ok? Quindi il punto N si sarà spostato nel punto N'. Ora, il profilo di velocità, come vedete, sarà descritto da una relazione del tipo V per Y su L, già che è lineare e deve valere 0 quando Y vale 0 e V grande quando Y vale L. E vedete, quindi questa relazione qui risponde appunto a queste, diciamo così, esigenze. Quindi la derivata della velocità rispetto ad Y è pari a V su L. Bene, a questo punto, partendo dal profilo, posso osservare che se DT ovviamente è molto piccolo e d beta chiaramente è molto piccolo, allora la tangente di beta approssima l'angolo del beta, e questa tangente di beta, quindi approssima l'angolo del beta, guardando questo triangolo rettangolo, è pari a cosa? Ricordiamo che in un triangolo rettangolo un cateto uguale all'altro cateto per la tangente dell'angolo opposto, giusto? Quindi MN, che è DA, uguale L, quindi questo è L, per la tangente di beta, va bene? Quindi d beta è uguale a MN, cioè DA, diviso L, ovvero V dt diviso L. Sostanzialmente posso scrivere che d beta su dt è uguale a V su L, ma da qui potete osservare che V su L è pari a dB su dy. Bene. Adesso cerchiamo di capire che cosa ho scritto, ovviamente. Allora, questi ragionamenti sul profilo sono abbastanza semplici, quindi non credo creino particolari problemi. Però in realtà dietro a questa scrittura, che apparentemente è semplice, si nasconde un concetto molto importante nella meccanica dei fluidi, e cioè che d beta su dt, che rappresenta cosa? La velocità di deformazione. La velocità di deformazione è uguale al gradiente di velocità lungo y. Perché è così importante questa osservazione adesso? Perché per alcuni fluidi, che poi sono quelli con i quali durante il corso noi lavoreremo, presentano un comportamento particolare. Cioè si può osservare sperimentalmente che lo sforzo tangenziale tau, che vi ricordo essere pari alla forza applicata diviso l'area della superficie di contatto, è proporzionale alla velocità di deformazione. Ma ciò che abbiamo appena scritto ci permette di dire che in realtà questo sforzo è proporzionale al gradiente di velocità. Ok? Quindi quella relazione ci permette di fatto di legare gli sforzi viscosi al campo di velocità, che è una cosa che ha un'estrema importanza dal punto di vista pratico. I fluidi per i quali ciò è vero sono detti fluidi newtoniani.
E nel caso monodimensionale che abbiamo appena visto, la costante di proporzionalità è proprio la viscosità dinamica. Ok? Questa è l'importanza di quella relazione. Vi ho detto prima che il sangue non è un fluido newtoniano, quindi, come pure non lo è il dentifricio, come pure non lo è il miele o qualsiasi altra cosa che vi venga in mente che, diciamo, può presentare caratteristiche simili, vuol dire che non è possibile utilizzare una correlazione di questo tipo, che vale solo per fluido newtoniano. L'aria, l'acqua, la benzina, il gasolio, sono tutti, l'olio, sono fluidi newtoniani. Quindi moltissimi fluidi che sono di interesse nelle applicazioni ingegneristiche, moltissimi, sono descrivibili come newtoniani, quindi questo aspetto è estremamente importante. Come vedrete, il fatto di ritenere che un fluido sia newtoniano è poi ciò che ci consente di ricavare le equazioni di Navier-Stokes, come le avete già viste nei corsi precedenti e come le ricaveremo di nuovo in questo corso. Ora, abbiamo detto che è la viscosità dinamica. È una proprietà del fluido. Questa viscosità dinamica è responsabile del fatto che il fluido immediatamente a contatto con la superficie si attacca alla superficie e assume la stessa velocità della superficie, quindi velocità relativa a nulla, e si misura in Pascal per secondo. Però è importante osservare che se magari andate a guardare qualche libro di testo, qualche libro di esercizio, cose del genere, può capitarvi di trovare un'altra unità di misura, che è il poise. Va bene? O centipoise, insomma, per capirci. Ma perché questa importanza, perché questa unità di misura, diciamo, la si trova spesso? Soprattutto se andate a guardare libri che trattano problemi legati all'acqua che si trova nelle falde sotterranee, che si infiltra nei cosiddetti acquiferi e così via. Allora, se andate a vedere applicazioni di questo tipo, sicuramente troverete la viscosità dinamica non espressa in Pascal per secondi, ma utilizzando questa unità di misura qua. Questo perché l'acqua a 20 gradi Celsius ha una viscosità dinamica di un centipoise. Quindi, diciamo così, l'utilità di questa unità di misura sta nel fatto che permette di dare immediatamente un'informazione che ci permette di quantificare la viscosità dinamica del fluido che stiamo analizzando rispetto all'acqua a 20 gradi Celsius. Quindi abbiamo immediatamente un termine di confronto, direttamente dal valore numerico di questa viscosità dinamica. Tuttavia, l'unità di misura che dovremmo utilizzare, che normalmente si utilizza per la viscosità dinamica, è Pascal per secondo. Oltre alla viscosità dinamica, ricorderete anche voi, la viscosità cinematica, che è il rapporto tra la viscosità dinamica e la densità, si misura in metri quadri per secondo, e la viscosità dinamica è dipendente dalla pressione e dalla temperatura. Tuttavia, si osserva che la dipendenza della viscosità dinamica dalla pressione è molto più debole rispetto alla sua dipendenza dalla temperatura, e in particolare per i liquidi, ma anche in molte applicazioni
gassose si può ritenere che la dipendenza sia solo dalla temperatura. Anche la viscosità cinematica quindi dipenderà dalla pressione e dalla temperatura, però se per un liquido posso ancora ritenere che essa dipenda solo dalla temperatura, perché la densità, come ricorderete, per un liquido si può sostanzialmente ritenere costante, nel caso di gas invece la densità varia in maniera significativa con la pressione, quindi la viscosità dinamica per un gas varia sia con la pressione che con la temperatura, quindi non c'è una dipendenza più debole rispetto alla pressione invece che rispetto alla temperatura. Bene, un fluido newtoniano quindi, già che descritto da una relazione del tipo tau uguale mu du su dy, significa che presenta una diretta proporzionalità tra lo sforzo tau e la velocità di deformazione, che per quanto detto è pari al gradiente di velocità. Quindi un fluido newtoniano è descritto da una correlazione di questo tipo qua. E la pendenza di questa retta è appunto la viscosità dinamica. Cosa succede quando un fluido non è newtoniano? Beh, succede che non ci troveremo più su una retta, ma su una curva che non ha pendenza costante, va bene? Per esempio, una cosa di questo tipo. Ebbene, la pendenza locale di questa curva qui, quindi la tangente in un punto, ora io l'ho rappresentata in questo modo per non pasticciare troppo il grafico, è detta densità apparente, va bene? E in questo caso potete osservare che la densità apparente, cioè la pendenza di questa curva, diminuisce al crescere della velocità di deformazione. In questo caso si parla di un fluido non newtoniano di tipo pseudoplastico. Al contrario, quando la velocità di deformazione, scusatemi, quando la tau aumenta, la densità apparente aumenta, vabbè, ve l'ho detto alla quarta, ce la posso fare, quando la viscosità apparente, quindi la pendenza della curva, aumenta con la velocità di deformazione, in questo caso parliamo di fluido non newtoniano dilatante. Noi però nel corso di termofluidodinamica tratteremo sempre solo fluidi newtoniani, va bene? Quindi sapete che possono esistere fluidi che hanno comportamenti diversi, ma noi tratteremo i fluidi newtoniani. Ora, abbiamo detto che la viscosità dinamica dipende alla fine in maniera significativa solo dalla temperatura, va anche detto che nel caso di liquidi la viscosità dinamica tipicamente diminuisce con l'aumentare della temperatura. Ciò è dovuto al fatto che aumentando la temperatura il livello energetico delle molecole costituenti il liquido aumenta e quindi esse possono, come dire, opporsi con maggiore efficacia alle forze intermolecolari. Va bene? Quindi se ovviamente diventano di fatto più libere di muoversi una rispetto all'altra, potete immaginare che gli effetti viscosi diminuiscono. E se ci pensate, gli effetti viscosi sono di fatto legati al fatto che queste molecole non hanno piena libertà di movimento, no? Però per i gas avviene il contrario, cioè se la temperatura aumenta, la viscosità aumenta. Perché questo? Perché abbiamo detto prima che i gas hanno già una distanza intermolecolare elevata, per cui le forze intermolecolari non sono così importanti come nei liquidi. E allora che cos'è che determina un aumento della viscosità dinamica con la temperatura?
il fatto che le molecole, avendo un livello energetico maggiore, si muoveranno in maniera più frenetica, dai, utilizziamo questo termine, e quindi avverranno più urti per unità di volume e unità di tempo tra le molecole. Questi urti non faranno altro che dissipare energia e opporsi al moto, no? Se vogliamo riferirci al caso della lastra superiore. Di conseguenza, chiaramente la viscosità aumenterà con l'aumento della temperatura. Capite? Benissimo. Allora, a questo punto, questa viscosità è una grandezza particolarmente importante perché è responsabile di un fenomeno che definirei ricorrente nelle nostre analisi termofluidodinamiche. Di cosa sto parlando? Del fatto che a seguito della, come dire, dell'interazione tra un flusso e una superficie solida, dal momento che questo fluido, qualunque esso sia, presenterà una viscosità diversa da zero, se immaginiamo che questo fluido inizialmente a velocità uniforme pari a un infinito a un certo punto venga in contatto con una lastra piana, ricorderete dai corsi precedenti che le particelle fluide immediatamente a contatto con la superficie piana ne assumono la velocità, quindi si fermano e rallentano tutti gli strati fluidi superiori, okay, determinando il cosiddetto strato limite. Non è qualcosa che non avete mai visto, perché lo strato limite lo avete già visto nel corso di fisica tecnica sicuramente, e anche nel corso di meccanica dei fluidi, immagino, no? Però questo strato limite, ricordiamo, che è la zona in corrispondenza della quale le forze viscose sono importanti e prevalgono rispetto alle forze di inerzia. Quindi all'interno dello strato limite le forze viscose vincono sulle forze di inerzia, all'esterno vincono le forze di inerzia. Inoltre, a causa della formazione dello strato limite, che ripetiamo è determinato dalla viscosità del fluido, perché se il fluido non fosse viscoso non si avrebbe alcuna formazione dello strato limite, no? Perché le particelle fluide in corrispondenza della superficie non aderirebbero alla superficie. A una certa distanza dalla lastra, che chiamiamo tipicamente distanza critica x con c, si iniziano ad osservare delle instabilità e il flusso passa da laminare, e il termine laminare ricorderete che è legato al fatto che il flusso avviene in maniera ordinata come lamine che scorrono una sopra l'altra, va bene? Senza rimescolamenti, per intenderci, passa da laminare a turbolento e nella zona dello strato limite turbolento avvengono dei rimescolamenti, per cui il moto non è più quello tipico di lamine che scorrono una sopra l'altra, ma è caratterizzato da rimescolamenti e dal fatto di essere caotico. In questa zona si individuano uno strato limite completamente turbolento, un buffer layer e quindi qui sotto un sottostrato laminare. Che cos'è che ha determinato tutto questo? La cosiddetta condizione di aderenza. Ho nella simulazione che state affrontando in questi giorni la condizione di Wall. Ok?
tantissimi problemi di interesse pratico ingegneristico sono relativi a flussi che scorrono in zone confinate da superfici solide oppure che scorrono intorno a superfici solide. Perché è nostro interesse, per esempio, andare a capire numericamente qual è la portanza che un determinato profilo alare può generare, qual è la resistenza che un'automobile nel suo moto incontra, qual è la resistenza, la perdita di carico che un flusso determina quando scorre all'interno di un condotto. Quindi sono tutti casi di interesse ingegneristico e tutti casi in cui il fluido viene a contatto con una superficie solida. Di conseguenza, a causa della viscosità del fluido, si crea una condizione di aderenza a uno sviluppo dello strato limite, cioè una zona dove prevalgono gli effetti viscosi, che sono responsabili di gradienti di velocità, e una zona invece dove questi effetti viscosi sono, come dire, trascurabili rispetto a quelli alle forze di inerzia, e in questo caso il problema può essere trattato in maniera più semplice. Va bene? Ora però, questo significa che prima di affrontare in maniera un po' più formale, diciamo, lo studio del moto di un fluido, forse è opportuno classificare i possibili tipi di flusso che posso incontrare nelle mie trattazioni, perché già questo esempio vi fa capire che l'approccio che posso utilizzare, inteso come le ipotesi semplificative che posso mettere in campo nella mia trattazione, dipendono dal tipo di flusso che mi trovo a studiare. Infatti, in questo caso specifico, direi che posso distinguere tra un flusso viscoso o non viscoso, allora partendo dal presupposto che tutti i fluidi avranno una certa viscosità, va bene? Nonostante questo, questa schematizzazione relativa allo sviluppo dello strato limite su una lastra piana ci permette di dire che, sì, è vero, il fluido ha una sua viscosità ed è viscoso, va bene, però se conosco il problema potrò anche stabilire che ci sono delle zone dove gli effetti viscosi sono importanti e delle zone invece dove possono essere ragionevolmente trascurati, quindi delle zone dove il fluido può essere trattato come viscoso, il flusso può essere trattato come viscoso, e delle zone dove può essere trattato come inviscido. Dove è viscoso dovremmo risolvere le equazioni di Navier-Stokes, per intenderci. Dove è viscido potremmo anche utilizzare l'equazione di Bernoulli, che è molto più semplice, quindi semplifica di molto il problema, capite? E ripeto, non è questa distinzione figlia del fatto che il fluido qui non ha viscosità, ok? Attenzione, questa cosa non vi confonde. Chiaramente però devo conoscere il problema, lo affronteremo nel dettaglio nelle prossime lezioni, però dovrei conoscere qual è lo spessore di questo strato limite, che dipende da x, infatti lo strato limite si spessisce con x, ed è la distanza dalla lastra, si intende, in corrispondenza della quale la velocità è pari al 99% della velocità indisturbata, cioè u infinito. Okay? Poi è possibile quantificare lo spessore dello strato limite utilizzando delle correlazioni, come vedremo nelle prossime lezioni, ma sicuramente questa è una prima possibilità di classificazione. Ma ancora a partire da lì possiamo classificare il flusso come laminare o turbolento. Allora, immaginando di descrivere numericamente o analiticamente, come volete voi, la zona dello strato limite, se mi trovo qui,
Ovviamente questo strato limite sarà laminare. Come vedrete, durante il corso, questo comporta che dovrò risolvere determinate equazioni, differenziare le derivate parziali. Ma se mi trovo a una distanza maggiore di x critico, allora sarò passato da flusso laminare a flusso turbolento. Avrò bisogno di ulteriori correlazioni che complicano il problema. Anche questo lo vedrete nel corso di questo insegnamento, e chiaramente la nostra capacità di stabilire a priori, sulla base delle nostre conoscenze fisiche, se il flusso è viscido o inviscido, laminare o turbolento, ci permette di scegliere opportunamente modelli matematici. Allora, per assurdo, se io non sapessi nulla, cioè non so se è laminare, turbolento, se è viscoso o non viscoso, cosa faccio? Prendo il modello, secondo me, più completo, quello che descrive tutto ciò che può essere descritto, lo risolvo e magari funziona, ok, trovo una soluzione, però magari il flusso era laminare o magari ancora peggio, era inviscido, io risolvo delle equazioni con un impegno enorme per arrivare a un risultato che potevo ottenere con un'equazione molto più semplice, risolvibile in un tempo molto 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 più breve, capite? Quindi qui sta la capacità di chi poi deve affrontare questi problemi. Chiaramente, ancora guardando lì, posso distinguere tra flusso esterno, che è il caso che abbiamo appena descritto là, o interno. Il fenomeno dello strato limite, così come l'avete visto per il caso di flusso sulla strapiana, avviene in maniera analoga quando ci riferiamo al flusso di un fluido in un condotto. In questo caso il flusso che entra con una velocità uniforme, mettiamo U in, velocità di ingresso, in corrispondenza della variete, a causa della propria viscosità, diminuisce la sua velocità portandola a zero. Quindi si ha lo sviluppo dello strato limite contemporaneamente sulla parete superiore e inferiore, e questo sviluppo continua fin quando lo strato limite si incontra al centro del condotto. Bene? In questo modo qua. Quindi qui c'è lo strato limite turbolento, vedete? Ora che succede? Che questo è un esempio di moto in un condotto. A causa degli effetti viscosi, il fluido dovrà rallentare nello strato limite e quindi accelererà al centro del condotto, lì dove gli effetti dello strato limite, gli effetti viscosi ancora non sono arrivati, questo per conservare ovviamente la massa, e il regime di moto laminare o turbolento dipenderà dalla lunghezza di questo condotto. In particolare, se scelgo un condotto di lunghezza L1, vedete che all'uscita di questo condotto non solo i due strati limite non si sono incontrati, per cui il moto non si è ancora completamente sviluppato, ma siamo ancora nella zona laminare. Se voglio che, sempre mantenendo questa lunghezza, il moto sia completamente sviluppato, vado a diminuire il diametro in modo da avere uno sviluppo completo in corrispondenza di questa distanza dall'incontro. Se invece utilizzo una distanza maggiore, qui il profilo sarà completamente sviluppato, ma sarà turbolento, perché i due strati limite, superiore e inferiore, avranno avuto il tempo, diciamo così, meglio la distanza
necessaria a passare da laminare a turbolento e poi si saranno incontrati in corrispondenza dell'asse del turbo. E quindi il profilo completamente sviluppato sarà turbolento. In ogni caso, quello che ci interessa osservare è che nel primo caso, quello in alto, parliamo di un flusso esterno. Nel secondo caso parliamo di un flusso interno. Tutti e due i flussi sono viscosi. In tutti e due i casi è possibile individuare una zona in cui prevalgono le forze viscose e una zona in cui prevalgono le forze di inerzia. In tutti e due i casi è possibile individuare delle condizioni per le quali il flusso è laminare e delle condizioni per le quali il flusso è turbolento. Ora, dal punto di vista pratico, ricordate che maggiore è la viscosità e minore è la velocità del fluido, e maggiori saranno le nostre possibilità di avere un flusso laminare. Quindi flussi di fluidi molto viscosi e lenti saranno tipicamente laminari. Flussi di fluidi molto veloci e poco viscosi saranno tipicamente turbolenti. Va bene? Ma i flussi possono essere anche comprimibili o incomprimibili. Che cosa vuol dire? Un flusso è incomprimibile quando la variazione di densità, diciamo, nel nostro dominio di calcolo e nel tempo, è sostanzialmente trascurabile. Ok? Quindi posso ritenere che questa densità sia costante, quindi il fluido è incomprimibile. Questo semplifica la dilatazione, perché la densità non diventa più un'incognita del mio problema, è una costante. Ok? I liquidi tipicamente abbiamo detto che possono essere considerati incomprimibili, quindi possono essere modellati come flussi incomprimibili. Pensate che l'acqua, per presentare una variazione di densità dell'1%, deve essere sottoposta a una variazione di pressione di circa 200 atmosfere, quindi effettivamente è poco comprimibile. Ma se prendo l'aria, allora per avere la stessa variazione, 1% della densità, mi basta una variazione di pressione di 1/100 di atmosfera. E allora l'aria aspira è comprimibile. Quindi dovrò sempre trattarla come comprimibile? No. No, non è necessario. Nel senso che noi, quando affrontiamo un problema ingegneristicamente, ovviamente non facciamo altro che cercare di semplificare il problema. L'ingegnere ovviamente vuole sempre semplificare, anche se molti dicono che è al contrario. L'ingegnere vuole complicare e vuole risolvere problemi in realtà che non esistono. Molte persone ritengono che forse è anche vero, non lo so. Però quando si studiano problemi come questo, si cerca di capire se è possibile utilizzare delle ipotesi semplificative. Allora, nel caso di flussi di gas, che sono fluidi altamente comprimibili, si può ritenere che ancora possano essere ritenuti come incomprimibili se la variazione di densità in gioco è inferiore al 5% tipicamente, va bene? Ora, questa cosa qui, questa variazione di densità inferiore al 5%, nella pratica è vera quando la velocità del fluido è bassa. Allora, immaginate un flusso d'aria che viene, come dire, convogliata in un convergente, no? Ok? Quest'aria accelera, è intuitivo pensare che ovviamente aumenta la sua densità, in qualche modo si comprime, no? Aumenta la pressione, diminuisce la pressione, quindi di conseguenza aumenta la velocità, diminuisce la pressione, diminuisce la sezione, aumenta la velocità, diminuisce la pressione, quindi aumenterà la densità. Al contrario, se va in un divergente, è abbastanza intuitivo questa cosa qua. Però se la velocità è al di sotto di un certo valore, questi effetti diventano trascurabili. Questo valore limite si esprime in termini di numero di Mach, che è il rapporto tra la velocità e la velocità del suono nel mezzo. Ok? Quando il numero di Mach è inferiore a 0,3,
si può osservare che nella pratica le variazioni di densità dell'aria o di un gas sono tipicamente inferiori al 5%. Ecco perché quando si studia un flusso di un gas con velocità in gioco inferiore a Mach 0,3, si può ancora ritenere che questo flusso di gas sia incomprimibile. Ricorderete che ieri, quando avete affrontato il problema del flusso nel condotto, ieri pomeriggio, c'era la possibilità di scegliere incomprimibile con Mach minore di 0,3. Ok? Ecco, quella cosa lì era appunto legata a ciò che vi sto appena dicendo. Va bene? Quindi, ancora una volta, le nostre conoscenze fisiche ci consentiranno di ritenere incomprimibile anche un flusso di gas che nella realtà è altamente comprimibile, sapendo che fisicamente, se la velocità è bassa, le variazioni di densità saranno basse. E se quindi è inferiore a un certo valore, Mach 0,3, posso ritenere che questa variazione di densità sia inferiore al 5%, quindi ingegneristicamente trascurabile. Va bene? Ma guardiamo ancora questi problemi e osserviamo che possiamo fare un'altra importantissima distinzione che semplifica di molto la trattazione. Possiamo ancora distinguere tra flussi transitori o stazionari. Allora, transitori vuol dire che le proprietà variano nel tempo, oltre che nello spazio. Stazionari vuol dire che le proprietà variano solo nello spazio e non più nel tempo. Se non variano nemmeno nello spazio, allora sono uniformi. Allora, in questo caso, in tutti e due i casi, posso ritenere che almeno nella zona di flusso laminare il problema può essere ritenuto stazionario, cioè le proprietà variano, per esempio la velocità varia nello spazio ma non nel tempo, cioè se io continuo a guardare questo problema, questo sarà sempre uguale a se stesso nel tempo, non varia. Però se invece vado a guardare una porzione di problema più grande, e qui ci saranno dei rimescolamenti, delle zone di ricircolo, chiamiamole così, quindi dei movimenti. Voi pensate al fumo di una sigaretta, no? Nella prima parte il moto è abbastanza ordinato, dopodiché il fumo diventa, come dire, segue delle traiettorie molto disordinate, si rimescola, eccetera. Allora, se io guardassi proprio la primissima parte, allora potrei osservare che nel tempo in effetti è sempre uguale. Ma se vado a guardare la parte finale, e quella presenta continui rimescolamenti, quindi in effetti il campo di velocità non rimane costante nel tempo, quindi non è stazionario, giusto? C'è una variazione della velocità del fumo nello spazio e nel tempo. Però anche qui c'è la possibilità di semplificare il problema, perché se io medio questo campo di velocità nel tempo, queste oscillazioni diventano oscillazioni attorno a un valore medio, che invece è costante nel tempo, capite? Allora, la domanda è, ingegneristicamente, è sufficiente per me descrivere il campo mediato nel tempo, tenendo conto con qualche modello matematico aggiuntivo gli effetti di queste oscillazioni, chiaramente, eh? Oppure è necessario andare a guardare nel dettaglio queste singole oscillazioni? Se la risposta è sì, cioè mi accontento del campo mediato, il problema ritorna stazionario, semplificandosi di molto, perché descrivere quelle oscillazioni non è uno scherzo. Ok? Se invece la risposta è no, ovviamente dovrò andare a descrivere queste oscillazioni. Ingegneristicamente parlando, è molto importante riuscire a capire se ci possiamo accontentare, tra virgolette, del campo mediato. E questo è un approccio tipico dei problemi di turbolenza. Infatti, quando ingegneristicamente si studiano problemi di turbolenza in ambito industriale, prettamente,
ci si accontenta di fatto, ci si accontenta significa che i risultati sono buoni abbastanza per i nostri scopi, questo significa, ci si accontenta di descrivere il campo mediato, trascurando nella descrizione del campo di velocità le oscillazioni turbolente delle particelle fluide, pur considerandole come effetti attraverso opportuni modelli matematici, capite? Però anche un moto turbolento, caotico, tempo variante, incredibilmente complesso da descrivere perché di natura tridimensionale, tra l'altro, riusciamo a descriverlo come stazionario e magari da che era tridimensionale ritorna bidimensionale, quindi molto più semplice. E questo ci permette di introdurre l'ultima classificazione, cioè capire se il problema è monodimensionale, bidimensionale o tridimensionale. Allora, anche qui ci tornano molto utili questi esempi che abbiamo appena messo sulla lavagna, perché guardando il caso del flusso in un condotto, innanzitutto se è un condotto circolare ovviamente posso scegliere come sistema di coordinate le coordinate cilindriche, ok? Allora, se scelgo questo sistema di coordinate, ovviamente posso osservare che una volta che il profilo si è completamente sviluppato e quindi si ripete uguale a se stesso, pur spostandomi in direzione Z, non cambierà più, no? Quindi il profilo completamente sviluppato qui sarà uguale al profilo completamente sviluppato qui, sarà uguale al profilo completamente sviluppato qui, quindi la velocità non dipende da Z, giusto? Dipenderà solo da R. Che vuol dire che dipende solo da R? Che è monodimensionale. Ok? Però questo non è vero qua. Non solo, se io sbagliando vado a descrivere questo problema con le coordinate cartesiane, non cilindriche, e questo addirittura è tridimensionale, capite? Perché questo paraboloide, che è il profilo di velocità, immaginate il tubo, no? Il tubo è fatto così, e questo profilo di velocità sarà una cosa fatta così dal punto di vista tridimensionale. Non so se riesco a rendere l'idea con questo disegno non molto bello, devo dire la verità, ma il profilo di velocità è un qualcosa di questo tipo, ok? Allora, se lo vado a descrivere in coordinate cilindriche, flusso completamente sviluppato e monodimensionale, e se uso le cartesiane x, y e z non è monodimensionale. Quindi la capacità di semplificare ancora una volta dipende dalle mie conoscenze fisiche, nel senso che conosco il problema, so che ha una simmetria, uso il giusto sistema di riferimento e semplifico il tutto. Non lo conosco, non so se è bidimensionale, se è tridimensionale, allora io voglio essere tranquillo perché non so come sarà questo problema. Uso una simulazione tridimensionale, impegno di calcolo enorme, tempi di calcolo enormi, per scoprire che alla fine bastava una simulazione monodimensionale che dura 30 secondi, capite? Quindi la conoscenza delle tipologie di flussi, la conoscenza della fisica, delle proprietà dei fluidi, di ciò che avviene quando questi fluidi incontrano una superficie solida, per noi è fondamentale perché ci aiuta a fare le giuste scelte nella descrizione del moto dei fluidi. Giuste scelte significa semplificare quanto è giusto semplificare per poter risolvere i problemi in maniera più veloce, più semplice. Va bene? Allora, facciamo una piccola pausa. Sì, 10 minuti e poi riprendiamo. Va bene?